Ciao a tutti amici di Cucina con Luca, ben ritrovati con me. Oggi vi propongo una bellissima ricetta al forno, ovvero guardate qua, questa è una cipolla di Giarratana, quindi siciliana, davvero un prodotto fantastico. Pensate che mi hanno detto che arrivano addirittura oltre 3 kg di peso, pazzesco. Questa qua è circa 1,2 kg. E, insomma, in Sicilia c'è questa. Oppure io qua vicino a Pavia c'è un paese che si chiama Breme e c'è anche la cipolla di Breme che è altrettanto gustosa e altrettanto grande così. In ogni caso, cipolle gratinate al forno e farcite pure con prosciutto e formaggio. Via con la ricetta, abbastanza semplice direi. Ecco, la prima cosa che faccio è proprio andare naturalmente a togliere tutta la parte esterna qua della cipolla, quindi la vado a pulire o con le mani oppure con un coltellino. Non vi consiglio di usare per ora un coltello grande. Ecco, quindi con un coltellino andiamo a togliere qua la parte sotto, anche perché è più comodo. E poi ovviamente un po' con le mani, un po' dove fa più resistenza, appunto ci aiutiamo con questo coltellino qua. Meno male che non la dobbiamo tritare, perché sennò qua direi che c'è da commuoversi un bel po'. Una volta tolta via tutta la parte esterna, ecco qua magari puliamo ancora bene o rifiniamo col coltellino, vado a tagliare qua questo ciuffettino qua, col coltellino sempre. Non vi preoccupate che sia un po' così, qua è normale, questo tipo di cipolle qua, questa pellicina che hanno praticamente si infila un po' qua, un po' là e quindi non sono proprio belle da vedere, ma non vi preoccupate che al forno dopo vedrete che non si nota per niente. Allora, ora la vado a sciacquare bene. E ora vado a tagliarli a pezzi, anzi a fette piuttosto spesse, quindi direi così. Guardate, circa 1,5 cm. Ecco qua. Guardate che di solito questa cipolla qua gratinata si fa tagliandola proprio a fette intere, però siccome io poi la servo ai commensali, agli amici, insomma, chi vogliamo, parenti, famiglia, ecco, penso che in un piatto una cosa un po' più piccola sia un po' più carina, tutto là. E le nostre cipolle, anzi le nostre fettazze di cipolle, eccole qua, le mettiamo direttamente su carta da forno. Belle spesse. Condisco con un pizzichino di sale qua e basta. Ecco, qua niente olio, perché comunque poi quando le andiamo ad accavallare, che sono quasi cotte, per poi riandare in forno, abbiamo il prosciutto e il formaggio che sono grassi di loro. Quindi solo sale, se volete un po' di pepe, quello sì. Per il resto vado in forno una quindicina di minuti. Vado a preparare la panatura. Quindi che cosa faccio? Prezzemolo e lo vado semplicemente a tritare. Ecco qua e me lo metto un attimo qui da parte. E allora vado dentro qua magari con 2 o 3 cucchiai di pangrattato. Naturalmente se abbiamo del pane vecchio non lo buttiamo, grattugiamo quello e anzi ancora meglio, io ho questo e vado giù con questo. Direi che se mettiamo 2 o 3 cucchiai di pangrattato, in base anche a quante cipolle facciamo. Mettiamo anche dentro 2 o 3 cucchiai, quindi rapporto 1 a 1, di parmigiano grattugiato o grana padano, un po' di pepe, un pizzico di sale, poco qua, perché comunque c'è già il parmigiano. Il prezzemolino tritato va benissimo grossolano,
non c'è bisogno di tritarlo a bestia, perché guardate, è bene che si senta anche. Ovviamente sta bene anche del timo, magari, se lo gradite, del rosmarino fresco tritato, quello che davvero ci piace di più. Io qua vado a mettere un paio di cucchiai di olio extravergine di oliva, fin quando non ho un impastino, diciamo, una panatura piuttosto umida e sabbiosa. Quando ho quella consistenza è perfetta. Beh, devo dire che guardate, ogni tanto la fortuna è dalla nostra parte. Vedete, io l'ho azzeccata subito la consistenza. Questa qua, proprio da gratinatura. Anche la scorza di limone ci sta molto bene qua. Oppure dell'aglio tritato, se lo gradite. Pronta! Passato un quarto d'ora a 190-200 gradi, sono ancora crude in mezzo. E vedete, io queste le ho già girate. Ora giriamo anche questa. Eccole qua, vedete, si sono un po' caramellizzate a contatto con la teglia. Quindi altri 10 minuti in forno e saranno pronte per essere farcite. E adesso magari me le sistemo un attimo qua, vedete? Allora, prosciutto e questa qua è mozzarella a fette, però va benissimo un qualsiasi formaggio a fette, eh? Ora le andiamo a farcire per bene, quindi fettina di formaggio, poi naturalmente le accoppiamo più o meno per grandezza, quindi a me in questo caso ne escono 3, forse 4, quindi 3 fettine di formaggio qua. E stessa cosa col prosciutto cotto in questo caso, eh? Però ad esempio potrebbe essere, se vi piace dello speck, ecco, magari ancora più saporito. E siccome ho qualche fettina di formaggio extra, gliela vado a mettere ulteriormente in queste qua che sto già farcendo. Beh, direi che posso già accoppiarle, eh? Quindi magari facciamo questa qua, la vado a mettere qua sopra a fare una specie di sandwich. Da quest'altra parte mettiamo questa. Poi questa piccolina magari la giriamo qua sopra. E come vedete mi vengono fuori 3 bei cordon bleu, direi, guardate qua, di cipolla. E invece questa che è singola, vedete, gli vado a mettere lo stesso sopra qua, fettina di formaggio e fettina di prosciutto, e lasciamo così a metà anche lei che mettiamo in forno. Di nuovo teglia, questa volta uso la griglia in modo che rimangano sospese, quindi la cottura è a 360 gradi e non bruciano a contatto con la teglia. Vi consiglio di farlo anche a voi. Quindi carta da forno nuova, questa volta vado ad adagiare questi panini di cipolla praticamente, ma golosissimi, davvero. Eccoli qua. Tra l'altro sono anche già porzionati, quindi insomma ne mettiamo ad esempio uno nel piatto, ogni persona, ogni amico, ogni familiare, e siamo a posto. E poi abbiamo questo qua, il piccolino, che purtroppo non ce l'ha fatta. Magari rubiamo qua sopra, vedete? Rubiamo un pezzettino qua di cipolla qua, magari se si sfoglia, visto che sono cotte. E abbiamo sistemato anche il piccolino. Siamo arrivati all'ora della panatura, questa qua, che la vado a mettere proprio, direi, abbondante sopra ogni cordon bleu, mi viene da dire, però in realtà queste cipolle farcite, gratinate, che sono davvero la fine del mondo. Ecco qua, ci siamo, quindi come vedete è piuttosto abbondante la panatura qua, però è vero anche che
è solo in superficie, quindi in mezzo c'è il formaggio, il prosciutto, è abbastanza altina la cipolla, quindi doppia addirittura, e sembra piuttosto pesante la gratinatura, ma in teoria quando la andiamo a mangiare sarà equilibrata con tutto il resto. Queste qua fatele, infornatele 5-7 minuti prima di servirle, perché è bene che siano appunto belle croccanti sopra. Allora, a dopo, quindi 5-7 minuti, il tempo di gratinare e poi devo dire che siamo a postissimo. Eccole qua, direi prontissime, guardate qua, una bella gratinatura, non troppo accentuata, però devo dire croccante. E il formaggio e il prosciutto, insomma, sono andate a insaporire le due metà di cipolla e quindi il formaggio si è sciolto e ha dato sapore. E tutto morbido dentro e croccante sopra, davvero invitanti, vero? Ciao, ne vado a mettere una nel piatto, guardate che bella. La stessa cosa si può fare con delle melanzane o delle zucchine, però davvero con questo tipo di cipolla è eccezionale. Qualche fogliolina di salvia o, che ne so, qualche ramettino di rosmarino qua e là, insomma qualche erbetta aromatica ci sta sempre bene. E guardate un po' che grandissimo piatto. Ciao, andiamo a tagliare una fettina così, perché comunque è davvero farcita con prosciutto e formaggio, ci sta davvero molto molto bene. Vediamo l'assaggio com'è, ma che profumo davvero. Certamente vi devono piacere le cipolle, se no partiamo già male, ma queste sono dolcissime. Allora, buonissime, e naturalmente croccante sopra, che poi va a mischiarsi col morbido del formaggio e del prosciutto cotto dentro. La cipolla, come vedete, è cotta, ma è consistente, quindi morbida, dolce, però la dobbiamo sentire sotto i denti, non è che deve essere, voglio dire, sciolta, anzi, è tutt'altro, deve essere consistente. E tutto insieme davvero è veramente da provare, che ve lo devo dire a fare. Ragazzi, ciao!